questa problematica, no? Noi abbiamo visto l'articolo 12 che ci diceva l'uomo e la donna di Dio. Ecco, con alcune sentenze che hanno messo al centro, hanno detto che il diritto di sposarsi non è limitato soltanto da persone di sesso diverso, ma che anche un uomo e una donna hanno il diritto di contrarre matrimonio senza limiti e vincoli in quanto al sesso, anche del coniuge, possono anche decidere di sposarsi con persone dello stesso sesso. E questa è una sentenza del 2010. Ma vediamo cosa succede. La CEDU, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che non è una Corte dell'Unione Europea e non è immediatamente vincolante per gli Stati membri, sposta l'attenzione dell'interpretazione del matrimonio dall'articolo 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo agli articoli 8 che parlano del diritto alla privacy e diritto familiare e all'articolo 14 che divieto di discriminazione, come dicevo, inteso di diritto di tutti a tutto. E allora abbiamo questo diritto, l'articolo 12, diritto alla privacy e vita privata e familiare, questa vita familiare è sganciata e disancorata da qualsiasi fondamento naturale e comincia a non avere più nessun confine. La nozione di vita privata quindi è un concetto elastico, ci si può mettere dentro di tutto e inizia, ecco, questa risoluzione del 2012, con questa parte di solito molto più lunga, molto più articolata, io ho tagliato tantissimo su questo, è la parte un po' più pesante, però ritengo necessario per poi arrivare alla fine e capire quello che sta accadendo. Il Parlamento Europeo, con la risoluzione del 2012, ci dice che i diritti fondamentali delle persone LGBT, IQA, perché bisogna aggiungere anche IQA, è un acronimo di lesbiche, gay, bisex, transsex, intersex, queer e asexual, sarebbero questi maggiormente tutelati se avessero accesso ai istituti giuridici quali la coabitazione, l'unione registrata e il matrimonio. E allora noi qui abbiamo le legislazioni, la differenza, il vero di scrivere dunque tra le legislazioni gender friendly, quelle che gli stati che riconoscono una legislazione favorevole ai gay e una legislazione invece non gender friendly, che invece tra cui c'è l'Italia, che invece rischia riconoscere per una diritti. Allora, il gender diventa il pilastro attorno al quale rimodellare la società, quindi la disciplina del matrimonio e della famiglia, ma anche adozione, fecondazione, programmi interini, viene introdotta una neolingua. E ad esempio avete visto che in determinate scuole, per esempio nelle scuole di Milano, ma anche al Magnani, al liceo classico Magnani di Roma, è stato i mobili scolastici evidenziano non più le parole padre e madre, ma genitore 1 e genitore 2. E poi questa neolingua continua anche su altri campi, per esempio non parla di utero in affitto, utero in affitto, che sapete bene che cosa vuol dire, e invece il Tribunale di Milano qualche settimana fa ha reso ammissibile l'utero in affitto, cioè comprare l'utero di una donna pagando per farsi fare un figlio. E il Tribunale di Milano 3 settimane fa ha reso ammissibile questo utile in affitto fatto da una coppia italiana che è andata in Ucraina e facendosi, comprando questo utile di una povera donna e facendosi fare un figlio, l'hanno portato in Italia e il tribunale ha detto che è tutto bene, figlio vostro. Quindi vedete come sta cambiando con le interpretazioni delle corti il modo di pensare, che stanno cercando di portare avanti una nuova cultura. E quindi questa neolingua, invece di utero in affitto, parla di gestazione per altri. Si parla di ovodonazione invece di vendita di ovuli femminili. E allora capite bene che nascono delle normative anti-omofobia, di cui parleremo meglio fra un pochino.
queste normative antiomofobia hanno uno scopo, quello di mettere fuori gioco definitivamente la prospettiva di un diritto di famiglia ancorato al dato naturale e di introdurre il divieto di discriminazione inteso, come si è detto, come diritto di tutti a tutto. E allora queste norme antiomofobia hanno anche un altro scopo, sono a testa di ponte per poi riconoscere le unioni di fatto da persone dello stesso sesso, sono la prevista, ma anche quello di poi riconoscere l'adozione di persone dello stesso sesso e il matrimonio da gay. E poi modificare i programmi delle scuole statali. Vedremo, ne parleremo tra un pochino, con un'educazione gender di cui ormai più o meno avete cominciato a sentire parlare. È emblematico il caso della Francia, è iniziata con il 2012, ha inasprito il legislatore le sanzioni antiomofobia, punendo la provocazione alla discriminazione non pubblica. All'inizio del 2013 è stata approvata la legge Taubira, che estende l'istituto del matrimonio alle unioni delle persone dello stesso sesso con tutti i diritti consequenziali, e nel 2013 è stata varata la riforma della scuola. Ma attenzione, il ministro dell'istruzione Peglioni, guardate cosa dice, ha portato innanzitutto la lotta contro l'omofobia tra i bambini di scuola, dicendo che era necessario strappare il bambino da tutti i suoi legami pre-repubblicani per insegnargli a diventare un cittadino. Gli stessi moduli di iscrizione scolastica non devono contenere accenni ai legami pre-repubblicani. Padre e madre sono infatti sostituiti da genitore 1 e genitore 2. E questo, come potete vedere, è già stato detto in Italia. Quindi questa puntata culturale del gender sta iniziando a colpire anche l'Italia in modo anche pesante. Per questo la legge antiomofobia di cui parleremo ha questo scopo. E allora noi ci potremmo chiedere, ma come mai tutto ciò? Perché ci sono delle correnti culturali che da tempo vogliono costruire e creare una nuova etica e favorire una rivoluzione culturale. Oggi è messo in discussione il concetto di natura. Io vi invito, avete parlato, voi conoscete tanta gente, parlate con tanta gente, con i vostri colleghi, i vostri amici, provate a dire, ma questo è naturale, no, questo è innaturale. Mi dicono, ma questo lo dici tu, non esiste natura. La natura non esiste, l'ordine naturale non esiste. Perché oggi il concetto di natura è messo in discussione, se è messo in discussione il concetto di natura, è messo in discussione anche il concetto di normalità. Oggi tutto è normale, basta che mi aggravi. Cioè io, per me è normale fare una cosa anche se a te sembra normale. Questo vedremo da quale influenza culturale deriva questo modo di pensare. Quello che a me l'altro giorno è capitato di andare sul web, no, e andare proprio su sono andato nel sito di un partito, di un movimento che usa il web per trovare il suo consenso, avete capito qual è? Ebbene, c'era un signore che aveva postato una sua proposta che doveva poi essere accettata dalla base, ed era questa proposta divisa in tre parti, e diceva: io propongo che il nostro partito approvi, faccia approvare una legge a favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Fin qui, ormai, l'abbiamo sentito, non ci meravigliamo più di tanto. Ma continua questo signore dicendo: io voglio che venga approvata una legge tra più persone, matrimonio tra più persone, matrimonio non tra due persone, ma tra più persone. Ma non finiva qui, diceva: io vorrei che venga approvata una legge che preveda il matrimonio tra più specie, cioè tra un uomo e un animale. Però attenzione, vincolava questo ultimo desiderio ad una condizione, purché ci sia il consenso.
sesso dell'animale. E allora capite bene, cari amici, che ormai il concetto di normalità è un qualche cosa che ci fanno comprendere che non esiste più. E allora siamo in presenza, potremmo ben dire, siamo in presenza di una crisi antropologica. Io vi inviterei a leggere questo pensiero di Umberto Veronesi, che attesta che non esiste una normalità. La specie umana si va evolvendo verso un modello unico, le differenze tra uomo e donna si attengono e gli organi della riproduzione si atrofizzano. Questo, unito al fatto che tra fecondazione artificiale e clonazione il sesso non è più l'unica via per procreare, finirà col privare del tutto l'atto sessuale del suo fine riproduttivo. Il sesso resterà, ma solo come gesto d'affetto. Dunque non sarà più così importante se sceglieremo di praticarlo con un partner del nostro stesso sesso. Questo dice Deleuze. Ma gli risponde 100 anni prima, Chesterton. Guardate cosa dice. Chesterton dice: quando tutti saranno senza sesso, ci sarà uguaglianza. Non ci sarà né donna né uomo, non ci sarà che fraternità libera ed eguale. L'unica consolazione sarà che ciò non durerà che per una sola generazione. E allora comprendete bene, cari amici, che purtroppo il buon senso viene meno. E Chesterton continua a dire che i fuochi saranno accesi per testimoniare che 2+2 fa 4, le spade saranno suonate per mostrare che le foglie sono verdi d'estate. E dunque noi ci dovremmo chiedere, ma esiste una natura? La scrittura di però Papa Benedetto XVI ci dice che esiste negare questa realtà della creazione e come natura della persona umana significa negare Dio stesso. E allora si potrebbe dire, ma ai non credenti basti pensare che se due donne vengono messe, o due uomini, in una stanza e vengono rinchiusi per una decina d'anni dando loro da mangiare qualche volta, eccetera eccetera, non ci ricordiamo di questo, se andiamo dopo 10 anni sicuramente o li troveremo, se li troviamo ancora vivi, li troveremo in due, ma non più due. Se mettiamo come una donna, con molta probabilità troveremo più di due persone. Quindi bisogna prendere atto che la natura ci induce a capire cos'è il naturale, cos'è invece il naturale come unione. E allora qui passiamo a un altro aspetto molto importante. Cioè, come il 68 si afferma sempre di più l'ideologia del genere. E a me piace partire da questa frase che vedrete citerò spesso in questo incontro, che è della femminista, filosofa femminista Simone de Beauvoir, la quale affermava: donna non si nasce ma si diventa. Ecco, io questa frase a molti potrebbe dire: ah, guarda che bella frase, ma dire che faccio? La metto su Facebook. È brutto, è una frase carina questa, ma non si comprende il veleno che intrinsecamente a questa frase. Cosa vuol dire Simone de Beauvoir? Dice: donna non si nasce, non è importante come si nasce dal punto di vista biologico, ma è importante la cultura, è importante quello che l'esperienza mi fa diventare, nel senso che io posso anche non avere, non riconoscermi, non percepirmi più come donna. E da qui, ecco, si pongono le basi dell'ideologia del genere. E quindi ognuno con il 68 può scegliere il sesso che desidera. Nel 68 anche il movimento gay comincia a prendere le sue prime mosse, e ora è importante tenere presente che invece un'altra dei principi che di solito non vengono mai citati, ma sono i cosiddetti principi di Yogyakarta. Yogyakarta è la nazione, no? Cui vengono fatti, sono stati stesi questi principi in Indonesia, e praticamente il 26 marzo 2007
la Commissione diritti umani dell'ONU ha analizzato 29 diritti già vincolanti nel diritto internazionale, come diritto alla vita, all'educazione, alla libertà dalla tortura, reinterpretandoli uno ad uno in chiave omosessuale. E da questo momento, da questi i principi di Yogyakarta Carta sono fondamentali per questa ideologia gender che sta invadendo, sta diventando una cultura importante e invadente in una società. E allora mi piace leggere quello che dice la professoressa Margaret Peters, che è un'americana, una saggista americana, sociologa molto importante, che afferma che in realtà i cambiamenti di mentalità e di comportamento si sono prodotti all'interno delle istituzioni, all'interno delle famiglie, delle scuole, degli ospedali, delle aziende, dei ministeri, dei governi, delle culture, delle organizzazioni religiose, della Chiesa. Questa mentalità, questo pensare che non esista più una natura, piano piano cammina sotto traccia. La facciata istituzionale è rimasta in crema, gli agenti della nuova etica occupano l'interno dell'edificio. L'avversario è da cercarsi dentro. Il luogo del combattimento postmoderno è all'interno. E ciò spiega come ancora non sia stato identificato dalla maggioranza delle persone. È emblematico, è importante questo che viene detto. Io affermo che siamo in presenza di una democrazia totalitaria. Prendendo spunto da Talmon, da Jacob Talmon, che parlava di democrazia totalitaria, che è una filosofia politica che è democratica in apparenza, ma il cui obiettivo è il perseguimento e la realizzazione di uno scopo collettivo assoluto. Noi pensiamo di essere in democrazia, pensiamo di decidere noi le cose, ma in realtà sappiamo bene che ci sono agenti di questa rivoluzione culturale e che vi è un'azione culturale che vuole farci cambiare il modo di pensare. Vediamo chi sono gli agenti. Questo lo dice una grande sociologa e saggista, Gabriel Kubi. Guardate cosa dice, non è una sprovveduta, è una studiosa che ha varie referenze. La rivoluzione sessuale globale viene promossa dall'elite al potere, ONU e Unione Europea in primis, ma con esse si deve intendere l'intera rete di impenetrabili sottoorganizzazioni. Di queste fanno parte gruppi industriali globalizzati, grandi fondazioni come Rockefeller e Guggenheim, persone molto ricche come Bill e Melinda Gates, Ted Turner e Warren Buffett, o grandi organizzazioni non governative come la International Planned Parenthood Federation e l'Unione Internazionale delle Lesbiche e degli Omosessuali. Tutti questi soggetti lavorano nei livelli superiori della società, avendo a disposizione enormi risorse economiche. E tutti hanno un interesse comune: ridurre la crescita della popolazione su questo pianeta. L'aborto, il controllo delle nascite tramite contraccettivi, la distruzione della famiglia. Tutto questo serve lo scopo della creazione di un nuovo ordine mondiale. Qualcuno potrebbe dire: ma che interesse hanno a distruggere la famiglia? Ebbene, voi mi insegnate che la famiglia è un corpo intermedio che si pone tra lo Stato e l'individuo. È un cuscinetto, è una protezione dell'individuo. Senza questa protezione l'individuo rimane solo ed è maggiormente controllabile. E dunque capite bene come sia importante, come il progetto di queste organizzazioni sia proprio quello di distruggere la famiglia per poter creare più facilmente un ordine mondiale diverso. E allora quello che è importante capire è che siamo in mezzo ad una battaglia culturale. Se non si comprende questo, si sbaglia prospettiva. Si pensa che siamo così, stiamo discutendo, stiamo facendo una conferenza come tutte le altre, invece no. Bisogna comprendere che siamo in mezzo ad una battaglia culturale. Ma questa battaglia, io vi prevedo, è una battaglia che ha una portata soprattutto soprannaturale. E io, per farvi comprendere, per primo me, no, questa la portata soprannaturale della battaglia soprannaturale, questa battaglia soprannaturale, io partirei da questo versetto della Genesi 3:15. Io porrò inimicizia, dice Dio, dopo il peccato originale.
Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le pizzicherai il calcagno. Questo testo, questo passo della Bibbia, della Sacra Scrittura, è interpretato, secondo me, in modo mirabile da un santo. Un santo che è stato il santo di riferimento, potremmo dire, del prossimo santo Giovanni Paolo II, da cui poi ha preso anche il suo motto, Totus Tuus, San Luigi Maria Vernon de Montfort, il famoso trattato della vera devozione a Maria. Nel trattato della vera devozione a Maria dice queste parole: non soltanto Dio ha posto un'inimicizia, ma delle inimicizie, non soltanto tra Maria e il demonio, ma tra la stirpe della Santa Vergine e la stirpe del demonio. Dio ha posto delle inimicizie, delle antipatie, delle opposizioni profonde tra gli autentici figli e servi della Vergine Santa e coloro che sono figli e schiavi del demonio. Non si possono amare tra loro, non ci può essere intesa tra gli uni degli uni con gli altri. I figli di Beliardo, gli schiavi di Satana, gli amici del mondo, che sono la stessa cosa, hanno sempre finora perseguitato e sempre più perseguiteranno quelli e quelle che appartengono alla Santa Vergine, come in passato Caino ha perseguitato suo fratello Abele e Esau suo fratello Giacobbe, che sono le figure dei falsi credenti e dei veri credenti. Ma il potere di Maria su tutti i demoni si rivelerà specialmente negli ultimi tempi, quando Satana tenderà insidia al suo calcagno, cioè agli umili schiavi e ai nipoti figli che la susciterà per fargli fuori. Essi saranno piccoli e poveri secondo il mondo, in basso davanti a tutti, come il calcagno, calpestati e maltrattati come noi il calcagno rispetto alle altre membra del corpo, ma in cambio essi saranno ricchi nella grazia di Dio, che Maria comunicherà loro con abbondanza grande e elevata in santità davanti a Dio, superiore ad ogni altra creatura, per il loro zelo coraggioso, e saranno così fortemente sostenuti dall'aiuto divino che con l'unità del loro calcagno e unione Maria si accenano il capo al demonio e faranno trionfare Gesù Cristo. E allora noi potremmo dirsi, ma questo è un santo che è vissuto nel Settecento. No, Papa Francesco, quando era cardinale, ma nel 2010, quindi 4 anni fa, meno di 4 anni fa, ha detto, è in gioco, alla vigilia dell'introduzione del matrimonio omosessuale in Argentina, è in gioco l'identità e la sopravvivenza della famiglia, padre, madre e figlio. È in gioco la vita di molti bambini che saranno discriminati in anticipo e privati della loro maturazione umana, che Dio ha voluto avvenga con un padre e con una madre. È in gioco il rifiuto totale della legge di Dio, incisa anche nei nostri cuori. Qui pure c'è l'invidia del demonio, attraverso la quale il peccato entra nel mondo, un'invidia che cerca assolutamente di distruggere l'immagine di Dio. C'è l'uomo e la donna che ricevono il comando di crescere, moltiplicarsi e dominare la terra. Non siamo ingenui, questa non è semplicemente una lotta politica, ma è un tentativo distruttivo del disegno di Dio. Non è solo un disegno di legge, questo è solo uno strumento, ma è una mossa del padre della menzogna che cerca di confondere e di ingannare i figli di Dio. E allora comprendete bene che vi è un'azione soprannaturale. Ancora Papa Francesco dice che il drago, il male, c'è nella nostra storia, ma non è lui più forte. E capite che il campo di battaglia però è il nostro cuore, è il cuore dell'uomo. E l'uomo è situato in un determinato contesto sociale. E qual è il contesto sociale? Quello del relativismo. Relativismo che vuol dire che non esiste una sola verità assoluta, ma che ci sono tante verità quante sono gli uomini, ce l'hanno insegnato a scuola. Però Papa Benedetto, Papa Emerito, Benedetto XVI, ci dice chiaramente questo: precondizione della pace è lo smantellamento della dittatura del relativismo. E quindi il problema fondamentale è smantellare il relativismo, che è la, come dice anche Papa Francesco, è una povertà, è la povertà spirituale dei nostri tempi. E ormai io cerco di avviarmi velocemente verso la conclusione, sì, e però devo parlarvi solo delle conseguenze di questo relativismo, perché è importante per capire, vi dirò in 2 parole, il gender.
ma le conseguenze del relativismo sono quelle di non riconoscere, come dicevo, una verità assoluta sull'uomo, quindi la natura, non esiste una natura, non esiste una verità assoluta, e quindi si rimane da soli, si è individui, uno accanto all'altro, ma non si è assieme, non si è legati da nulla. Quindi l'edonismo prende, è l'unico modo per sentirsi vivi, uniti, e quindi vi è un'esaltazione delle emozioni, dei desideri, si è portati ad andare dove porta il cuore. Ma sappiamo bene che se si va dove porta il cuore, alla fine si rischia di andare a sbattere. Quindi non si porta il cuore dove è giusto che stia, ma ormai le emozioni ci portano, si decide di stare assieme a una persona se continua ad emozionare. E allora siamo in una società liquida, una società che non ha più punti di riferimento, siamo monadi, coriandoli, come uno accanto all'altro ma non legati da nulla, perché non c'è nulla che ci lega, non c'è più una struttura morale che ci leghi. E questo ci fa rimanere soli, e da qui nasce un difetto di comunicazione, e il difetto di comunicazione ci fa stare male, ci fa andare da uno psicologo, da uno psichiatra, no? Perché poi ci sentiamo inadeguati. E come diceva il cardinale Caffarra, siamo giunti a un tale oscuramento della ragione da pensare che siano le leggi a stabilire la verità delle cose, a un tale oscuramento del bene comune da confondere i desideri degli individui con i diritti fondamentali della persona. E allora con il diritto si pretende che i diritti diventino. E allora, andando avanti, l'ideologia del gender, infine, lo dico in due parole senza dilungarmi, non è altro che creare questa. Dire, non esiste il sesso dal punto di vista biologico, cioè la natura non esiste, il sesso esistono i generi, e il genere è un contenitore in cui io metto tutto ciò che percepisco, posso essere bisex, oggi mi sento uomo, domani mi sento donna, dopodomani bisex, e allora tutto è possibile. Allora il gender diventa il modo per superare la sessualità e quindi per indifferenziare i sessi. Praticamente non c'è più differenza tra uomo e donna, non esistono più uomo e donna, vi è la neutralità, il sesso neutro. E quindi io continuo ad andare avanti, si vogliono togliere tutte le differenze sessuali, sarebbe molto bello leggere questo passo di Giovanni Benedetto XVI che spiega perfettamente l'ideologia del gender, lo leggo sempre e attrae molto perché spiega benissimo l'ideologia del gender, ma mi rendo conto che siamo già fuori orario. E allora bisogna comprendere che si vuole arrivare a indifferenziare i sessi. Indifferenziare i sessi, per giungere a questo si deve procedere per tappe. Una di queste tappe è l'omosessualizzazione della società. Voi notate come dappertutto, nei talk show, nelle fiction, ormai l'omosessualità è diventata un sesso normale, no? Quindi fanno capire che è qualcosa di normale. E questo consiglio di leggere un esempio che ci dice questa rivoluzione culturale sta realizzando uno dei suoi programmi più nefasti, la distruzione della famiglia umana naturale con il pretesto di promuovere una completa liberazione sessuale. L'ideologia del concetto di gender presuppone che qualsiasi orientamento sessuale sia equivalente e debba essere accettato dalla società, e chiunque si contrapponga a ciò che è discriminato, da ciò che è discriminato come uomo. Siamo quindi di fronte ad un attacco mondiale all'ordine della creazione e per questo all'intera umanità. L'obiettivo è distruggere il fondamento della famiglia per ridurre la crescita della popolazione su questo pianeta, e inoltre sono in pochi a essere coscienti che dietro di ciò si cela una strategia dell'elite di potere dall'ONU all'Unione Europea alla finanza. E allora sapete che anche questo può sembrare una tesi complottista, ma sapete perfettamente che il Comitato ONU ha redarguito la Santa Sede dicendo che doveva cambiare i propri programmi. Questi sono gli orientamenti sessuali e questo, questo cambiato sesso, vedete come non sesso non specificato sulla carta d'identità, è interessante vedere quello che sta accadendo. Cioè, quello che sta accadendo, l'UNR, sapete che è l'ufficio antidiscriminazioni razziali,
che fa capo al Dipartimento delle Pari Opportunità e che a sua volta fa capo alla Presidenza e sotto l'egida della Presidenza del Consiglio, ha fatto questa strategia, fatto approvare questa strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sui diritti del genere per entrare nella nostra società. E questo l'ho fatto avendo presenti 5-4 assi: educazione e istruzione, lavoro, sicurezza e carcere, comunicazioni e media. Ora, voi capite bene come questa strategia sia molto pericolosa, perché si stanno moltiplicando in tutte le scuole italiane programmi per il proprio indottrinamento di ragazzi e insegnanti per superare gli stereotipi di genere, che vuol dire che non si è maschi e femmine, ma ci sono tutti i sessi, sono possibili. E quindi sapete che ha percepito 10 milioni di euro, sono stati stanziati dal il decreto scuola, approvato dal Senato in via definitiva l'8 novembre, ha previsto 10 milioni di euro per la formazione di insegnanti in tal senso. Beh, questi sono i libretti famosi, ma non posso più dilungarmi, no? Dell'UNA, che ormai sono in tutte le scuole, e in cui si dice chiaramente, no, solo queste cose, gli anni elementari offrono un'introduzione, pagina 3, offrono invece una meravigliosa e importante opportunità di instillare e ontruire atteggiamenti positivi e rispettosi delle differenze individuali, familiari e culturali, comprese quelle relative all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere. Nella società occidentale si è anche scontato che l'orientamento sessuale sia eterosessuale. La famiglia, la scuola, le principali istituzioni della società, gli amici si aspettano, incoraggiano e facilitano in mille modi diritti e diritti l'orientamento eterosessuale. A un bambino è chiaro subito che se è maschio dovrà innamorarsi di una principessa e se è femmina di un principe. Non gli sono permesse che abbiano identificazioni diverse. E allora loro ci pensano loro a indottrinare. Io quindi alla conclusione dicendovi che invece il diritto dei genitori, avete visto Bagnasco, cosa ho detto ultimamente, e per non parlare della rieducazione dei giornalisti da parte del Luna, e soprattutto la legge antiomofobia, e veramente non so se ho solo 3 minuti per dire, solo la legge antiomofobia, la dico in 3 minuti. La legge antiomofobia è una legge che non ha nessun motivo di esistere, perché le sanzioni nei confronti degli abusi, nei confronti delle persone omosessuali, sono già previste compatibilmente nel nostro ordinamento giuridico. Però questa legge, che è stata su una legge mancino che è molto restrittiva, cosa sta portando? Ci sta portando ad una rieducazione della società italiana, visto che bisogna aggiungere a questa ideologia del genere, a imporre questa ideologia, lo si deve fare togliendo le eventuali opposizioni, eliminando le opposizioni. Quindi questa legge antiomofobia prevede, vi faccio vedere subito, in 2 termini, omofobia e transfobia, che non sono conosciuti nel nostro ordinamento giuridico e saranno interpretati dai giudici secondo la loro scala di valore del tutto soggettivo. Salvo che il fatto non costituisca la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi, i propagandi deve fondare sulla superiorità, ma chi deciderà? Questo deciderà un giudice che con la sua scala di valore soggettiva potrà benissimo stabilire che io sto facendo una conferenza omofoba. E così con la reclusione da rischi a commettere o commettere violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali o comuni. E così poi abbiamo anche vietato di organizzazione, quindi voi se voleste fare qualche manifestazione pubblica incorrereste in sanzioni pesantissime e le associazioni potrebbero essere sciolte, i suoi beni requisiti e gli appartenenti incorre in serie. E c'è la causa del salvaguardia, che pensavano che fosse, che salvaguardasse veramente, mentre è facilmente aggirabile, ma non ne posso parlare. Bene, cosa dire? Ci sono vari casi, c'erano il caso Dalinda, il caso che mi riguardava, ma non possiamo parlare di queste cose, vedremo se eventualmente avete, se qualche domanda che farete,
domani. Eventualmente possiamo parlare un attimo. Però quello che volevo dire, noi ci troviamo in una situazione veramente allarmante, dobbiamo prendere atto che la nostra società sta subendo un attacco molto pesante da parte di eventi correnti culturali che cercano di cambiare la struttura della nostra società, e allora serve il contributo di tutti. Quindi non dobbiamo tentare, ecco, dobbiamo tenerci sia la famiglia, no, che abbiamo costituito da poco, e un network di varie associazioni, come diceva Giovanni, e queste associazioni devono fare rete, ci dobbiamo unire per vincere, uniti si vince, dobbiamo tentare di missionare il buon senso, e questo ci indurrà e ci porterà a progettare e a formare una società a misura d'uomo, secondo il piano di Dio, e evitare delle derive contro l'uomo e la volontà di Dio. Una persona che vive questa realtà
e colui il quale pretende che tutte le realtà che ci sono attorno gli ruotino intorno come un bambino mai cresciuto a cui tutto è dovuto e tutto è necessariamente da dare per il suo esistere. Il termine iperindividualismo accentua il fatto che questa dimensione è talmente radicata nell'essere umano nei termini contemporanei da determinare l'aberrazione più assoluta dell'uomo, quello di chiudersi al contatto con gli altri. Qualcuno nel passato diceva nessun uomo è un'isola, invece altro che isola, l'uomo di oggi è talmente chiuso nella sua dimensione da non riconoscere più la necessità di avere con gli altri un rapporto e una dimensione di socialità che gli permette di convivere armoniosamente la propria appartenenza alla realtà umana. Poi vi è il senso della prevaricazione. La prevaricazione è una conseguenza dell'iperindividualismo, perché ogni altro è qualcuno che attacca la mia dimensione. Non è visto come qualcuno che può aiutare il mio vivere nella maniera migliore, no. È qualcuno che mi ostacola, è qualcuno che mi intralcia, è qualcuno che mette tra me e i miei obiettivi un ostacolo. Parliamo in termini concreti, parliamo della praticità del vivere quotidiano. Si vive oggi allo strettissimo contatto altri. Camminiamo quasi urtandoci per strada, eppure l'uomo di oggi non è stato mai così solo come adesso. La tecnologia ci porta a dei contatti mediatici immediati, abbiamo milioni di amici su Facebook, abbiamo col telefonino SMS da mandare e da ricevere, ma qual è la realtà di quest'uomo? Qual è la dimensione autentica in cui l'uomo si pone in vera comunicazione con gli altri? Quando dico comunicazione, dico capacità di guardare il proprio simile negli occhi e percepire nello sguardo dell'altro la comunione, percepire cioè nello sguardo dell'altro l'intesa, l'amicizia, lo scambio di un sorriso che determina la comunione. Tutto questo l'uomo di oggi non l'ha più. Ecco la grande solitudine, la grande determinazione che porta quindi a quel senso di prevaricazione, perché l'altro è contro di me. E naturalmente la conseguenza di questa è una ricerca spasmodica di un egoismo sfrenato, perché la mia solitudine, il mio essere un io assolutamente determinato a raggiungere un obiettivo della mia dimensione esistenziale, deve avere pure uno scopo, un edonismo sfrenato, una ricerca assoluta di piacere che vede l'altro solo in dimensione di questa rispondenza. Se tu mi servi, se tu mi dai, allora tu entri nella mia sfera. Questo può essere la moglie, questo può essere il marito, questo può essere addirittura anche il figlio. Come dicevamo prima, c'è la moda oggi del figlio non come un dono di Dio, ma come un diritto. Un figlio assolutamente, perché un figlio mi dà piacere, mi dà quel senso di appagamento della mia paternità e maternità a qualunque posto. Andiamo avanti, il discorso dall'esterno. Si parla del relativismo, è il protagonista assoluto della nostra epoca culturale. Vi ricordate come ne parlava già Benedetto XVI quando parlava di dittatura del relativismo? Perché di dittatura si tratta. La dittatura del relativismo è quella che ha fatto passare in soffitta i cosiddetti valori non negoziabili. Perché che cosa si intende per valore? Valore è quello su cui si determina l'assolutezza di qualcosa, su
su cui tutti gli uomini si intendono, su cui tutti hanno una comunione di intenti per dire questo è il valore. Smantellata la dimensione dei valori, rimane il relativo. Questo è bene perché è bene per me, questo è buono perché è buono per me. Nulla rimane nell'assolutezza, tutta l'indeterminazione. E allora in questo gioco sottile, capite bene, quando si parla dell'amore per sempre, molti sorridono. Quando facciamo i corsi di formazione di coppie e si parla del termine per sempre, si parla di valore universale, la gente guarda con una certa curiosità, come se fossero termini che non dicono più nulla, non hanno niente a che vedere con la dimensione di un codice e di una interiorità. Parole di te, parole che non dicono assolutamente nulla e che invece sono il costrutto di una realtà autentica. L'annullamento della persona è conseguenziale. Diceva giustamente l'avvocato Cervelli, l'obiettivo fondamentale della distinzione della famiglia è cominciato in un processo lontanissimo per attaccare la famiglia al quale culla di formazione della persona, perché l'autentica persona si fonda nella realtà della famiglia. Attenti, il concetto persona non è uguale a quella di individuo. L'individuo è un appartenente alla sua specie che si comporta in maniera simile al altro, mentre invece la persona è unica nella sua realtà, ha una sua dimensione di autenticità mai uguale a quella di un'altra. Ma una persona si forma con un'autenticità di una scala valoriale che è sua specifica e non può essere di un'altra. Allora, bisognava smantellare questa scuola di formazione, bisognava distruggere questa fabbrica di teste pensanti. Ecco l'elaborazione di un progetto di lontanissima data, ma che oggi come oggi sta cominciando a dare autenticamente i suoi frutti. La società di oggi è formata nella stragrande maggioranza da individui. E chi è colpito maggiormente da questa realtà sono i giovani. Sapete perché? Si ha paura di andare controcorrente, si ha paura di esprimere le proprie idee, si ha paura di dire io non la penso come te. Perché? Perché la persona dice questo, l'individuo si allinea. L'individuo viene intruppato nel gregge. L'individuo si manipola, l'individuo viene fatto pensare con le idee che deve avere in testa. È l'indottrinamento cosiddetto. La divaricazione poi della loro famiglia, quello discorso che naturalmente porta oggi come oggi ad attaccare la realtà, soprattutto dell'iperindividualismo, perché capite bene, davanti alla carriera, davanti al lavoro e all'escalation di una carriera forte, soprattutto, e mi dispiace dirlo, siamo soprattutto noi donne a pagare uno scotto fortissimo, perché capite bene, davanti al divario di una carriera ricca di promesse o l'alternativa di dedicarsi soltanto a diventare l'angelo del focolare, nessuna donna riesce a optare in maniera armonica. Questo. E questo divario porta a quello squilibrio dolorosissimo in cui troppe donne sono costrette ad optare per una realtà che porta a distruggere quasi del tutto il senso della maternità, quasi del tutto il desiderio di essere in una realtà armonica, prima con se stessa poi nella dimensione familiare. Ma questo è naturalmente un discorso troppo ricco, troppo ampio per poter
essere affrontato in questa sede. Noi come Movimento per la Vita vi posso portare esempi a migliaia di donne che vengono ad abortire con una grandissima semplicità, perché dicono: avessero del momento, io questo figlio non lo posso avere, io questo figlio in questo momento assolutamente ho un viaggio in America programmato, ho la mia carriera da pensare, questo figlio assolutamente non lo posso avere perché mi ostacolerebbe. Noi lo sentiamo continuamente nel silenzio, rispettiamo per carità la volontà delle singole persone, ma naturalmente prendiamo in considerazione che questo divario è qualche cosa che porta a minare di fondo, senz'altro, la realtà dell'armonica dimensione della famiglia. L'incomunicabilità, beh, quello, su questo è inutile che stiamo a dire, basti soltanto dire una parola. La sera, oppure a ora di pranzo, non si parla, si guarda solo la televisione, si ascolta, si mette al centro di ogni rapporto una realtà, una valanga di parole che vengono dall'esterno, che portano a chiudere sempre di più il rapporto in una famiglia tra genitori e figli, e il rapporto di una incomunicabilità che non è soltanto verbale, sia ben inteso, è solo l'inizio di un processo che porta a chiudere per sempre, prima le bocche, poi i cuori e poi la mente. Che cosa viene fuori? Viene fuori la crisi cosiddetta delle realtà familiari. Crisi del matrimonio, crisi della natalità e crisi dell'educazione. Si usa il termine crisi, attenti, guardate che è un gioco psicologico la parola crisi, per voler dire, attenti, non sono le persone che vivono questa realtà, perché la crisi si subisce. La crisi è qualcosa che viene presa in realtà passiva, e la crisi di un matrimonio è tante volte la causa e la motivazione di tante separazioni che ormai non fanno più assolutamente notizia. La crisi viene supportata dai membri della famiglia. La crisi della natalità porta, non è una conseguenza della prima crisi, è un dato anche sì, attenti. Certo, mai come oggi abbiamo una crisi della natalità che sta portando gradualmente a un invecchiamento precoce dei paesi dell'Occidente, soprattutto in Italia. Questo è un fenomeno che va marcato e va sottolineato, perché capite bene, una famiglia senza figli non è una famiglia, una casa senza il sorriso di un bambino non è più una casa. Crisi dell'educazione, la crisi dell'educazione è conseguenziale. Avete fatto caso che agli educatori viene oggi proibito di educare? Ai genitori, secondo la pedagogia americana, viene detto: attenti, non forzate i vostri bambini, i bambini devono essere liberi, non dovete farli subire traumi nell'infanzia, quindi attenti alle correzioni. Ai docenti delle scuole che cosa viene detto? Guai a voler correggere un alunno nella scuola secondo i parametri di una formazione e di un'educazione che noi ricordiamo abbiamo ricevuto, perché se un docente oggi si permette di correggere nella scuola un ragazzo, Dio lo protegga, perché non è permesso. E la conseguenza che cosa è stata? Che i docenti sono diventati trasmettitori di notizie, mentre un docente, un insegnante, dovrebbe essere un educatore, dovrebbe formare
ascoltare e comprendere il processo educativo avviato nella famiglia. Ma che cosa ha determinato tutto questo? Questo è un cammino iniziato tanto tempo fa, quando, se vi ricordate nei nostri studi al liceo classico, quando facevamo le prime, i nostri primi approcci alla filosofia, si parlava di contesto culturale basato sulla visione dell'uomo e quindi una visione dell'uomo con la famiglia secondo degli orientamenti ben determinati. Ricordate la visione teocentrica, sostituita poi gradualmente da quella antropocentrica. Nel primo contesto, quando Dio era al centro di ogni parametro esistenziale, l'uomo non era servo di un Dio, la sua dimensione umana era esaltata dal scoprire nella sua realtà come creatura di quel Dio una magnificenza e un'esaltazione che in un processo che esaltava la trascendenza riportava a Dio. Ma è tramontata questa dimensione per passare a un processo antropocentrico che ha trovato con l'umanesimo il suo sviluppo e la sua realtà. Ma attenti, ne hanno parlato anche in questi giorni i vescovi, ne ha parlato anche il Papa. Quel processo iniziale di una dimensione antropocentrica si è annullata perché l'umanesimo è tramontato. È una parola che fa pensare a qualche cosa di quasi demodé umanesimo, si parla ancora di umanesimo, ma di umanesimo si parla nel momento in cui la dimensione autentica dell'uomo è quella di un'esaltazione assoluta, così come viene fuori da un'antropologia totale che esalta l'uomo e lo esalta nell'espressione più autentica del suo esistere che è la famiglia. Io vi accorcio i tempi perché non abbiamo, vi porto solo due esempi, la nascita e la morte dell'uomo nei contesti contemporanei. Se un bambino ha la fortuna di poter nascere, diciamo in questi termini, è stereotipato in un contesto di accoglienza senz'altro validissima nella famiglia, ma con tutti gli interrogativi che tutto il suo crescere vi porteranno se i genitori non si separeranno, se non ci saranno disavventure nella dislocazione del nucleo familiare, se riuscirà a diventare effettivamente una persona capace di gestire il suo esistere, se, e mi porto alla dimensione più banale che mi viene spontanea da raffrontare nei contesti vissuti su un ricordo precedente, quando ricordo in casa mia una zia 98enne che i miei genitori assistevano con tanto amore, finì naturalmente a 98 anni, ma ricordo la serenità di quella morte, tra le braccia di persone care, in un silenzio rispettoso del passo più sacrale dell'uomo, una morte che diventava un sorriso di apertura alla vita trascendente, circondato da un amore che si toccava. E penso oggi ai nostri anziani, condannati a morire in fredde camere d'ospedale dove non si può entrare perché c'è il divieto, perché sono camere di rianimazione e terminano il loro esistere in una solitudine drammatica e in una dimensione dove di umano è rimasto ben poco. Soltanto questo ricordo, questo raffronto dovrebbe farci capire che processo involutivo abbiamo fatto, dove è finita la dimensione